Ah, ragazzi, siamo tornati. Oggi faccio questo video. Oggi faccio questo video soprattutto per i giovani. I ragazzi che hanno dai 12-14 anni. Siccome arrivano molti messaggi, tantissimi messaggi mi arrivano qual è la disciplina che devono intraprendere in Italia per avvicinarsi all'MMA o come possono iniziare a fare l'MMA, quindi subito andare a fare l'MMA. Ah, per tutti i giovani che hanno intorno dai 12 ai 15 anni, se volete anche prima iniziate, però magari prima volete fare altre cose, sarebbe meglio iniziare a 6 anni, però tra i 12 e i 15 anni, se vi volete avvicinare all'MMA, dovete praticare questo sport che la gente magari non lo pratica ancora molto in Italia, però è lo sport fondamentale, più della box, più della kick, più del Brazilian Jiu-Jitsu, ed è la lotta libera alla greco-romana. Quindi per tutti i giovani vi do questo consiglio. Io ho iniziato con la box e va bene, poi c'è stato un cambiamento, ma vi assicuro che lo sport che vi aiuterà e si avvicina molto di più all'MMA è la lotta libera e la greco-romana. Quindi a tutti quelli che ci hanno vicino una palestra, informatevi, anche perché è uno sport olimpico, è un bellissimo sport e soprattutto è quello che sta avvenendo adesso, è quelli che vanno di più all'UFC, sono quelli che vincono di più perché hanno una marcia in più negli sport da contatto, nel senso vanno sempre avanti, anche quando sono stanchi, quindi è fighissimo come sport. Io l'ho conosciuto tardi, però non sputo sul piatto che riniziare sempre con la boxe io, perché a me piace fare pugni, però lo sport che si avvicina più all'MMA è la lotta libera e la greco-romana, quindi iniziate con questo sport. Mentre per molti che mi chiedono i video un po' all'estero, America Top Team, raga, se io faccio i video, cioè, mi dicono, ma piando il culo, perché non è che ti dicono fai così e poi no, il video non si può fare. America Top Team non possiamo fare video di allenamento, quindi potrò far vedere qualcosa sulla preparazione fisica. Altrimenti Conan si fa girare le palle e poi dopo un po', logicamente, neanche ti fa fare più una foto. Quindi io farò questi video, farò qualche intervista, presto metterò un'intervista di Hector Lombard. E niente, quindi cercate di far vedere più che altro video di quello che faccio durante il giorno. Io, Saki, e qualche allenamento se riesco a rubarlo, ma solo allenamento di preparazione fisica, non posso far vedere sparring, lotta, box, niente di tutto questo, altrimenti vado in conflitto con l'America Top Team. Ah, e poi faccio vedere come cucino la platessa col petto di pollo. Qua sto con Saki che mi sta a mordere la mano. Allora, a posto, per tutti i giovani ragazzi, ricordatevi, lotta libera greco-romana, non entrate nelle palestre di MMA a 12-13 anni, anche perché in Italia una metodica di MMA è un casino trovare, ci sono, ma è un casino trovare le persone che sanno insegnare bene. Quindi ci sono in Italia, ma non sono tante. Quindi adesso va di moda, aprono tutte palestre MMA, quindi magari vi rovinate, quando invece nella lotta libera greco-romana trovate grandi insegnanti per poi tra 4 anni, 3 anni, quando fate 18 anni, passate all'MMA, ok? Dai, e allora non dico più dai cazzo, sennò ogni volta dai cazzo.